Ci sono arrivato abbastanza per caso perché mi sono laureato in medicina, ma prima di laurearmi mi sono trovato a giocare con un amico una partita a pallone tra detenuti e liberi. E appena finita questa partita mi fu detto che di lì a poco si sarebbe aperto un carcere di massima sicurezza dove avevano bisogno di un medico. Per cui io, un mese dopo la laurea, anziché fare sostituzione in guardia medica, mi sono trovato Epaminonda Vallanzaschi, dirottatori dell'Achille Lauro, e questa è stata la mia prima esperienza. Poi ho continuato facendo lo psichiatra, lavorando in ospedale, quindi nei reparti con turni di notte, con tutto quello che può essere l'impatto di affrontare la follia in un ospedale fino al 2000, e poi ho cominciato a lavorare in università. Per cui l'idea di fare il criminologo è stato proprio un caso. Ma diciamo che c'è la sensazione che le serie televisive adesso abbiano un po' influenzato il panorama, serie come CSI o RIS. In realtà un aneddoto interessante è questo, che già i processi, quelli veri, hanno rischiato la paralisi 20 o 30 anni fa, perché era venuta fuori la mania di tutti di non chiedere il DNA ma le impronte digitali. E chi chiedeva le impronte digitali a ogni piesso spinto aveva visto le serie televisive di Quincy, medico legale. Quindi a noi sembra di essere grandemente influenzati che ogni canale abbia la sua serie sul crimine, la scena del crimine, ma in realtà l'argomento ha sempre tirato. Io sono assolutamente un appassionato di Perry Mason. Sono andato un po' in crisi quando ho scoperto che la mitica serie della serie televisiva l'ha ripresa Ozzy Osbourne facendola in hard rock. Ho detto, mi hanno distrutto un mito. Allora, a me è capitato di fare la supervisione delle traduzioni dei primi due anni di CSI Miami, e quindi so che le serie sono accurate. Certo, ci sono esigenze di drammatizzazione, cioè se una prova del DNA impiega pochi minuti a uscire da una macchina, in realtà ogni volta su una scena ci sono centinaia di tracce e non si può passare tutta la puntata a esaminare soltanto fogli di carta che escono da una macchina. Detto questo, dietro a ogni serie televisiva ci sono esperti della scientifica piuttosto che esperti di investigazione, per cui direi che sono assolutamente verosimili. Certo, in alcune cose sono ovviamente semplificate. È difficile che si rifacciano molto, perché in realtà ciò che accade davvero supera ogni immaginazione. Ci sono situazioni che veramente trasposte in una serie non funzionerebbero, perché la gente direbbe che è assolutamente incredibile. Però ci sono anche dei fatti di cronaca che hanno ripreso serie televisive. Un fatto molto recente, c'è stato un orribile omicidio nel Varesotto con una signora anziana a cui sono state tagliate le mani, e sembra proprio che la persona che è stata poi identificata e condannata in primo grado lo abbia fatto vedendo serie televisive e sapendo che sotto le unghie della vittima potevano restare tracce sue, perché c'era stata una colluttazione, era stato graffiato, e quindi in questo caso la persona era così, tutto sommato è stata influenzata pesantemente dalle serie televisive. In America l'effetto CSI non è però quello che potremmo immaginare, cioè che un delinquente a furia di vedere serie impara a farlo meglio, ma il fatto che le giurie oramai condannano soltanto se ci sono le prove scientifiche, e si arriva un po' a delle esagerazioni. C'è stato un caso di un assassino colto in flagranza a Central Park con la vittima agonizzante, lui con le mani sporche di sangue e il coltello, reo confesso, e quando è arrivato in aula hanno detto: ma il DNA l'avete fatto? È segno di una stortura un po' esagerata. E secondo me naturalmente c'è una parte oscura in tutti noi, qualcosa che naturalmente non ci trasforma automaticamente in assassini, è qualcosa che ci affascina e ci spaventa, e allora l'unico modo per poterla maneggiare è quella di proiettarla all'esterno e vederla nelle situazioni fuori. Uno dei meccanismi che c'è sempre in questa passione per i crimini, per i grandi delitti, è che la convinzione degli spettatori che una cosa così a noi non potrebbe accadere. Quando sono state realizzate delle serie su fatti che erano troppo vicini al nostro quotidiano e troppo angoscianti, tipo ipotizzare i crimini bianchi negli ospedali, cioè, oppure l'idea di un attacco terroristico nella metropolitana, ecco, questo secondo me funziona molto meno, perché l'idea che si possa entrare in un ospedale ed essere oggetto di una qualche disattenzione è troppo possibile, e chiunque prenda la metropolitana ogni tanto guarda qualche faccia che gli piace poco e dice: oddio, e se qui saltasse qualcosa.